Ehi, bentornati sul canale. Ci mancava poco e finivamo l'anno con 17.000 persone, ma 16.000 è più che sufficiente. Vi do sempre un grazie col cuoricino. Wondershare Dr. Phone, io direi la versione maggiorata di Mobile Trans, applicativo visto nel precedente video. Dateci un'occhiata, se no vi do un occhino, come si dice qui in Toscana. Essenzialmente, Dr. Phone è un insieme di strumenti che consentono di maneggiare e modificare i dati presenti nei nostri dispositivi mobili, che sia sistema Apple o che sia sistema Android. Il programma è disponibile sia per Windows che per macOS. In questo caso mi trovo su Windows, ma comunque le procedure sul Mac sono uguali, cambia leggermente la grafica. Allora, prima di incominciare, registrate la licenza completa, così avete un accesso illimitato agli strumenti. In descrizione vi lascio i vari prezzi. Come detto prima, ci sono degli strumenti, non li mostro tutti, altrimenti il video è infinito. Non sono tutti già belli e pronti, se vi servono li dovete scaricare, ci metterà davvero poco. Allora, come funzioni abbiamo recupero dati, consente di utilizzare dei backups precedentemente salvati per poter di conseguenza ripristinare quello che si aveva prima. Questa cosa si può fare per iOS e Android. Sapete, dovreste provare a far ciò anche coi tablet, quindi magari recuperare un iPad o un Galaxy Tab. Faccio degli esempi, ecco. Io purtroppo non posso fare alcuna dimostrazione perché non ho questi tipi di dispositivi. Comunque, se voi ne siete in possesso, fate un test. Al di là di questo, in basso è presente una voce che rimanda al programma Recover It, mostrato poco tempo fa. C'è scritto cosa fa? Recupera i dati eliminati del PC o dell'hard disk o di una chiavetta USB o di una SD, o che più ne ha, più ne metta. Comunque il recupero potete farlo dallo stesso dispositivo, da un backup fatto e salvato su iTunes, dai cloud. Gestore telefono consente di gestire vari contenuti presenti nel dispositivo mobile. Da qui potete importare ed esportare musica, video, foto e documenti vari. Inoltre lo si possono eliminare, potete vedere quanti elementi sono presenti e quanto occupano in memoria. Nella pagina home potete interagire con iTunes, potete fare un trasferimento diretto senza andare a scegliere e selezionare il singolo file, insomma, proprio un gestore della memoria o della memoria. Trasferimento WhatsApp, potevano chiamarla in un'altra maniera, visto che comprende anche altri social network, ma va bene comunque. Qui, se volete trasferire la cronologia delle chat, se ci volete far sopra un backup, oppure se cambiate dispositivo e volete il vecchio WhatsApp che c'era sul vecchio dispositivo, scusate la ripetizione del termine, potete farlo. Inoltre, come dicevo prima, ci sono anche altri social. Mi sarei aspettato Telegram, ma vabbè, sempre, sempre vabbè. Sblocco schermo, magari non vi ricordate più il codice di accesso, come spesso capita, oppure volete rimuovere il famoso e tanto difficile ID Apple. Come sempre, non viene ricordato nella vostra capoccia. Attenzione però, se andate per esempio su Sblocca ID Apple, sarete costretti, mi sembra ovvio, a formattare il dispositivo. Io adesso non avvio l'operazione, altrimenti non ho voglia di ripristinare il cielo. Dai, avete capito. Riparazione sistema consente di correggere tutti quei possibili errori frequenti, come la schermata nera, la schermata che si è congelata su un simbolo tipo il logo della mela, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono due modalità. In una potete correggere i problemi più comuni, qui segnala più di 20 problemi. Nell'altra risolve cose più complicate e rare da trovare, però perderete i vostri dati, perché essenzialmente andrà a ripristinare allo stato di fabbrica. Vedete quindi voi in base alla vostra situazione, magari prima provate a fare la prima modalità, se poi non funge passate alla seconda. Sguardo ad Android, qui vengono elencati i principali problemi che si riscontrano e di conseguenza quelli che si possono risolvere.
Infine, anche iTunes si rompe, per così dire, magari vi segnala alcuni errori tramite un messaggio di dialogo e per fortuna qui è possibile aggirare l'ostacolo. Trasferimento, telefono, come dice qui, copia tutti i dati da un dispositivo ad un altro. Lo potete fare anche tra un iPhone e un Android, non per forza devono avere lo stesso sistema operativo. Vi ho fatto l'esempio sul precedente video dove parlo di Mobile Trans, link come sempre in descrizione, non so se già l'ho detto. Cancellazione dati, lo dice il titolo stesso, elimina i dati, trovate un aggettivo voi, ecco. Può essere utile se non volete far giri e rigiri sul telefono cancellando volta per volta i contenuti. Qui, con pochi click, portate a termine l'operazione. Posizione virtuale, cambia la posizione GPS del tuo telefono, sto leggendo il sottotitolo. Anche qui non ci sono spiegazioni, nel senso che è intuibile il funzionamento. Praticamente modifichi la posizione. Adesso sto, non lo so, a Roma, voglio essere a Trento. Ok, si può fare, nessun problema. Prossimamente, questo bottone fantasma, direi, ci indica che delle funzionalità sono in arrivo. Quindi mantenete aggiornato il programma, così magari domani o dopodomani vi apparirà qualche altra chicca utile. E con questo finisco. Se avete dubbi, volete porre domande o desiderate insultarmi, c'è lo spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video.